triangoli qualunque. Spiegherò i due teoremi che si usano di più. Il teorema dei seni e il teorema del coseno o di Carnot. Ok? E poi vedremo come ricavare l'area in un triangolo. Non base per altezza e profilo 2, quella la dovete conoscere, però ci sono altre formule per ricavare l'area dei triangoli. Teorema dei seni. Innanzitutto scrivete questo che è importante. Il teorema dei seni si applica quando si conoscono due angoli e un lato, oppure quando si conoscono due lati e l'angolo opposto a uno dei due lati. È chiaro? Se vi ricordate queste due definizioni, quando c'è bisogno di applicare il teorema dei seni, no? Lo capite subito. Allora, che cosa abbiamo detto? Che il teorema dei seni io lo applico quando si conoscono due angoli e un lato, oppure quando si conoscono due lati e l'angolo opposto a uno dei due lati. Ok? Che cosa dice il teorema dei seni? Che in un triangolo qualunque, facciamo le proporzioni adesso, le misure dei lati sono direttamente proporzionali a cosa? Ai seni degli angoli opposti. Ovvero sì, A sta al seno di teta come B sta al seno. A sta al seno di alfa, scusate, come B sta al seno di beta, come C sta al seno di gamma. Ok? Adesso che cosa fate? Vi ricordate quando abbiamo fatto i triangoli rettangoli? La prima cosa che ho fatto qual è? Ho preso le formule e le ho scritte qui. Adesso voi la stessa cosa, quando dovete applicare il teorema dei seni, prendete sta formula, la scrivete qui e la utilizzate a secondo dei casi. Quindi come C dal seno di gamma, così qua cancelliamo. Vediamo, questa la dovete ricordare, uguale a 2 sarebbe, però non ce ne frega niente, ok? Adesso facciamo subito un esercizio. Conosciamo B, un cateto, poi conosciamo allora B alfa e beta. Noi conosciamo un cateto e due angoli. Alfa e beta. Ascoltate, B in questo caso sarà 190 metri, alfa mettiamo 32 gradi e beta 61. Ok? 0,00, 0,00. Che bisogna fare? Adesso, siccome voi non potete utilizzare tre formule, non è che potete utilizzare questi tre termini, ne potete utilizzare solo due.
Guardate come si fa. B lo conoscete, eh? Andate su sta formula e lo segnate così. B ce l'ho. Alfa lo conoscete? Andate su sta formula. Oh, questo è tipo i bambini. Così li capite. Beta ce l'ho. Adesso, secondo voi, quale termini potete utilizzare e quale scartare? 1 e 2. Questo qui non ce ne frega niente. Avete capito come si fa? Cioè, quindi utilizzate questo e questo. Per adesso, cifra toseno di gamma, lo lasciate da parte. Quindi utilizzo A sta al seno di alfa come B sta al seno di beta. B ce l'ho, alfa ce l'ho, beta ce l'ho, che mi posso trovare? A. Adesso A che cosa uguale? Seno di alfa per B fatto seno di beta. Seno di alfa per, si va a x, seno di alfa per B, seno di alfa per B fratto il seno di B. È chiaro? Ci siamo? Vi siete trovati là. Fate questa operazione che trovate. Adesso mi voglio trovare C. Che cosa fate? Stessa cosa, andate sulla formula principale. Adesso, siccome io mi voglio trovare C, e C per forza lo devo prendere in considerazione, no? Quindi, C ce l'ho? No, lo devo trovare. Quindi, questa sicuramente me la devo, trovare. Gamma ce l'ho? No. A ce l'ho? Sì. Alfa ce l'ho? Sì. Poi B ce l'ho? Sì. Beta ce l'ho? Sì. Quindi che cosa faccio? Questa sicuramente va considerata. Poi ne prendete una tra questa e questa. Scegliete voi. Perché ho tutti i termini, quindi faccio A sta al seno di alfa come C sta al seno di gamma. Oppure B sta al seno di beta come C sta al seno di gamma. Adesso manca gamma, però io ce l'ho gamma, adesso ti interessa. Gamma che cosa guarda? 180, anzi 200. Io lavoravo sempre in stessa decimale. Meno la somma di alfa più beta. Vedete? Trovato gamma, mi posso trovare C. C a che cosa vale? Ad A per il seno di gamma fratto il seno di alfa. È chiaro? Senza fare adesso i passaggi numerici, perché sennò perdiamo un casino di tempo. Vi sapete fare? La sapete fare la calcolatrice? Voi dovete ragionare su queste formulette qui e adoperarle secondo dei dati. A secondo dei dati adoperate questa formula. Avete risolto? Perché conoscete B, alfa, beta, alfa, A, scusate, gamma. A ve lo siete trovati. C lo siete trovato, è risolto. Avete tutti i termini. È difficile? No. Adesso, questo qual era? Quale caso era questo qua? Scusate, il caso in cui conoscete due angoli e un lato. Vedete? Facciamo l'altro. Cancello.
Adesso abbiamo BC beta. Conosciamo B, conosciamo C e conosciamo beta. Quindi scriverò noto, senza mettere le misure, tanto. Noto, noto. Vedete? Questi sono dei dati. Adesso che faccio? Vado qui. Guardate. B, lo conosco? Lo prendo. Prendo questo, sicuro. Al 1000 per 1000. C, lo conosco? Sì. Prendo questa. Beta sta sotto B, quindi le due equazioni sono queste. Escludo per adesso A fratto seno di gamma. Ci siamo o no? Come dovete fare? Allora, se prendo in considerazione queste due, che faccio? Mi posso trovare cosa? Gamma. Quindi seno di gamma è uguale a C per seno di beta fratto B. Gamma è uguale a seno alla meno 1 di C per seno di beta fratto B. Se non riuscite a capire, ditelo. Questo è un passaggio matematico, quindi è il senso. Mi sono trovato gamma. Se mi trovo gamma, che mi posso trovare? Alfa. Facendo 180 meno beta più gamma. Quindi questo è noto, quindi mi trovo alfa e 680. Voi fate io, quando studiavo io, si usavano i gradi sessagesimali, per questo dico sempre 180, 200, ok? Oramai si lavora in centesimali, no? 200 meno cosa? Beta più gamma. Mi sono trovato alfa, quindi alfa è noto. Adesso che succede? Qual è l'altro? A. Scegliete due fra queste, però una deve essere sicuro col termine A. Quindi prenderò questa e poi una fra questa o questa, quale vi piace? Ci siamo, state capendo. Quindi A sta al seno di alfa, prendiamo come B sta al seno di beta. Quindi A a che cosa uguale? A B per seno di alfa fratto il seno di beta. Perfetto. Potevate fare pure così. A sta al seno di alfa come C sta al seno di gamma. È la stessa cosa, perché i termini ce l'avete. Chiaro? Adesso riposatevi un attimo, poi facciamo il teorema del coseno o di Carnot. Se avete delle domande da fare, ok? Quindi avete capito come funziona. Voi vi ricordate la formula principale? Questi sono dei trucchi, no? Ricordandovi la formula principale, andate nei dati, vedete quello che l'esercizio vi dà e l'andate a sostituire nella formula principale. Ok? Perché adesso è semplice, perché stiamo facendo il teorema dei seni, il primo teorema sui triangoli rettangoli, il secondo, eccetera. Il problema, sapete quando nasce? Quando vi do l'appezzamento di forma quadrilatera, e là dovete ragionare se applicare o il teorema dei seni, o il teorema del coseno, oppure se è un triangolo rettangolo. Però se voi conoscete le formule principali, non ci sono problemi. Avete delle piccole difficoltà, secondo me, solo iniziali. Subito dopo, cioè io non è che mi ricordo tutte le formule inverse, però quelle principali me le ricordo, no? Sono semplici, ok? Se me le ricordo io,
ve li ricordate pure voi.